Is very unusual for Germany. 32 degrees Celsius today, so I'm a little bit more casual outfit today. <laughs> Sono in Germania e c'è una temperatura fuori dall'ordinaria 32 Well, for you, Germany is very close to the polar Arctic Circle already, so sometimes it does get warm here as well. Per voi forse pensate che la Germania è vicino al circolo polare Artico, ma invece capita di avere giornate torride anche da noi. Ok. Um, well, Giorgio asked me uh to go through the report and uh to explain on the background um elementi uh, of the report elements. Giorgio mi ha chiesto di parlarvi del report e di darvi anche un po' in retroscena uh, a questo report. Um, for those that have not participated yet, um, I'm actually the original creator of this report and uh, therefore I obviously can speak uh, well founded. Eh, per coloro di voi che non mi conoscono e che non hanno magari mai partecipato ad incontri di questo genere, vi informo che io sono il creatore di questo report e quindi sono una persona che lo conosce in profondità. Uh, I'm a medical doctor uh, residing in Germany. Eh, sono un medico eh, e vivo e opero in Germania and uh, apart from uh, my work with patients i also uh, do lectures and teach other doctors to integrate uh, fields holistically e a parte eh, la mia attività di medico clinico eh, io tengo corsi di formazione e eh, mi occupo appunto di eh, informare sull'utilizzo eh, di questo strumento relativo al alle diagnosi che può per cui può essere utile. And I also uh, do uh, write for different medical journals and um, do TV, eccetera, eccetera, different ones. Inoltre eh, sono redattore di molti articoli per varie riviste e in più eh, mi occupo in generale di comunicazione in questo ambito. So, um if I may I will go over and uh, show you Uh, some slides on the report. Quindi adesso passo a condividere lo schermo per illustrare con delle slide il report. Sì. So you should be able to see my presentation full screen now. So, the basic idea in using the S drive is to facilitate a more broadened perspective. E quindi l'idea di fondo dell'utilizzo dell'S-DRIVE è quello di facilitare una visione d'insieme e un approccio uh, integrato e olistico. Il punto è che se un um, paziente viene in mio office new, then obviously there is a, a long ovviamente c'è una on the non solo sulle also on ma anche story, on sulla storia story vita it quando arriva un paziente nel mio studio, chiaramente la conversazione si svolge non soltanto sui sintomi o sulla, sulla questione che eh, lo preoccupa in quel momento, ma anche eh, la nostra conversazione verte, come dicevo su, con un approccio olistico a tutta la vita e il vissuto del paziente. This is also a form of epigenetic work because I look at under Which influences is this patient has this patient been living? Has it been working? Questo è un approccio, come potete ben capire, epigenetico. Nel senso che io vado a scrutare, osservare, cercare di comprendere tutti gli influssi, le influenze a cui è stato soggetto ed è soggetto questo paziente Obviously, this is a communication taking place uh, for me. To the patient, meaning the patient answers the questions uh, in terms of a conscious of a, of a conscious awareness of the story. Chiaramente questa conversazione vede la parte in cui io pongo domande al paziente, eh, lo faccio riflettere eh, in maniera cosciente su quello che vive, su quello che prova, su quello che ha come esperienza. But per there's... portare queste cose alla sua consapevolezza. But there is more to the story because obviously the body detects so much more than what is than not just the part that is conscious. Però uh, c'è molto di più, molti più elementi che compongono il mosaico di questa storia relativa al paziente, molto di più di quello che c'è eh, di consapevole di cosciente. I've seen patients um, that were the body actually uh, registered exposition to radioactive isotopes, even though this person never came in touch with them. in <inaudible> Ad isotopi radioattivi e il paziente non era non solo non era consapevole, ma non sapeva assolutamente di essere stato esposto. The, ma, il, ma il corpo invece lo sapeva. The, the, the solution was that the father of this patient was working in a facility on research and being Close being in proximity to this father, this person's body detected already um, this influence. Nella fattispecie, il caso di questo paziente che cito, era il padre che lavorando in un. In un impianto appunto dove vi erano uh, radiazioni, um, era esposto a queste radiazioni, e quindi l'esposizione del padre aveva impattato il figlio, we have many people suffering from intoxications through their daily work. Uh, ci sono tantissime persone che soffrono di intossicazioni come conseguenza del loro lavoro quotidiano Come like un mason um being intoxicated with chromium from the from the cement from the concrete he's working with come per esempio un muratore che può essere intossicato uh, dal cromo come conseguenza del lavoro che svolge con il cemento e altri materiali simili. One one uh, boy, young boy, less than 20 years old was behaving as if he would be taking drugs regularly. Un, un giovane, un giovane Con meno di anni si comportava come se fosse un drogato che assumesse sostanze quotidianamente. But actually, he was not. He was in charge of handling the car batteries with the lead and the mercury and the different elements in there. Invece, non era un drogato, assolutamente. Era un ragazzo che lavorava in un'officina meccanica ed era in contatto quotidianamente con i metalli pesanti, come il piombo, ed altri, lavorando con le batterie, per esempio, delle automobili. He was acting as if he was stoned, and nobody would believe him. But si the measurement showed different. si comportava come se fosse. Um, uh, uh, sotto l'effetto di droghe, uh, mentre invece assolutamente non toccava uh, nemmeno da lontano le droghe. Now, sometimes if we try to change the health status of a person, sometimes certain elements and nutrients actually are missing. Se noi cerchiamo di impattare lo stato di salute di un paziente nel nostro lavoro, travolta vediamo che eh, gli elementi che ci sono in gioco e i nutrienti possono essere carenti oppure eh, non possono essere adeguati. Without manganese and vanadium, the mitochondria cannot produce ATP.

Per esempio, senza il rame non è possibile che l'ossidasi uh, della diamina possa essere in grado di decomporre l'istamina. So there's many uh, possible uh, examples for this. So let me do a walkthrough through the report and show you the different elements. Questi sono solo alcuni esempi, ci sono tantissimi altri esempi che potrei fornirvi. Quindi propongo di uh, percorrere, di accompagnarvi lungo un viaggio in cui esamineremo e esploreremo uh, il report che deriva dal um, test dell'S drive. The easiness, the charm of working with the S drive is that you have a device that asks The body questions and gets results. Ebbene, eh, siamo agevolati, e anche c'è una sorta di charm nel lavorare con l'S Drive, eh, con questo dispositivo, e qual è questo charm, e, e le cose che ci rende facili? È che noi stiamo lavorando con un dispositivo che permette di interrogare letteralmente di porre domande all'organismo. So if you would

you can then also give them a voice even though they don't tend to speak. E chiaramente questo possiamo immaginare quanto sia importante, cioè dare voce al paziente al corpo, all'organismo del paziente e vale come fattore straordinario sia se stiamo parlando di bambini oppure altrettanto se parliamo di cani, gatti e cavalli. So. Looking at the report Page number 3 is our landing page, our main page, our overview page. Quindi torniamo al report. Um, la pagina numero 3 è la nostra landing page, cioè esattamente la pagina in cui noi atterriamo per avere un uh, profilo d'insieme, uno sguardo d'insieme, una panoramica. On the left you see the overview of the page, on the right side you see a zoom Into the details. Quindi a sinistra vediamo appunto la panoramica, e invece eh, sul lato destro di questa pagina numero 3 è come se ci fosse una zoomata sul, sui singoli. Sulle singole porzioni, so, basically, um you receive four four fields of dark information. From this page. Quindi qui riceviamo quattro campi di informazioni in questa unica pagina. Number uno, on the right upper side, which... Uh, which... In... Sorry, sorry. Please, go ahead. Dicevo, um, il primo uh, campo è quello in alto uh, a destra. which functional systems contribute most at this moment to the health status quali sono i campi gli ambiti funzionali che incidono di più in questo istante in questo momento eh, nella vita del paziente meaning by which systems currently require most attention Questo vuol dire quali sono i sistemi che in questo momento sono prioritari e che richiedono la nostra massima attenzione. Secondo, la pie chart. Due abbiamo poi la, la, la il grafico a torta. You see the main categories that are relevant for this person. Um, Repeated below in the table in the same color. Qui vediamo appunto quali sono gli ambiti prioritari più importanti per questo paziente. Questo nel uh, grafico a torta. E poi in basso, sempre in quella zona, vediamo replicati con gli stessi colori della torta, appunto uh, i singoli ambiti con le relative specifiche.

You have a clear priority in which fields action is required first and foremost. In questo report, invece, abbiamo una uh, prioritizzazione, cioè ci viene indicato quali sono gli ambiti su cui portare per primi la nostra attenzione. The first and foremost here with this person is a, a demand and need. For fatty acids? In questo caso specifico, abbiamo qui un uh, fabbisogno molto evidente e prioritario, quindi al primo posto, per quanto riguarda uh, il campo e l'ambito degli acidi grassi. Number due is um is a sensitivity uh against the influences of certain electromagnetic and low wave frequencies. Al secondo uh, posto, abbiamo una certa uh, sensibilità ai confronti delle interferenze elettromagnetiche. Number three, as it's written in the pie chart, number three is a demand for a specific amino acids. Al terzo posto, in termini di priorita, abbiamo uh, un fabbisogno di amino acidi. Number four <coughs> is a problem with. Certain parasites? Al quarto posto abbiamo invece problematiche relative al rapporto con dei parassiti. Number five is a demand for certain minerals. E invece al quinto posto, dal punto di vista prioritario, c'è un fabbisogno di certi minerali. So, and the fourth. Um, It, those are two different main informations number one is the priority secondly which categories and the fourth yeah please quindi abbiamo uh, come abbiamo detto la categoria delle, delle priorità poi c'è eh, l'aspetto delle categorie e poi in aggiunta number four is um, showing a table. Of specific foods where there is a conflict. E come quarta categoria abbiamo una tabella in cui vengono uh, indicati quali sono gli alimenti con cui eventualmente ci sono dei problemi. I will tell you later about the, this specific conflict, what that means, um, and we will we'll go through the different categories now. E dopo vi parlerò di di eventuali cioè dei possibili conflitti che ci sono quindi tra le varie categorie e ne parleremo più in dettaglio. After this overview page number 3, we now have three more over, uh, we have now, uh, now have four more overview pages as quindi... the beginning of the report. Siamo ancora all'inizio del report e questa è la pagina 3 dove abbiamo visto questa panoramica generale. Adesso ne abbiamo altre tre pagine che seguono la parte iniziale del report. Appunto, che fanno più o meno altrettanto. La prima di queste altre pagine è quella della uh, panoramica dei, del sistema dei sistemi. This is... This is what has shown as a table on the right upper side on page number 3. Questo è, è un po' quello che appariva nella tabella in alto a destra della pagina numero tre che abbiamo visto appena adesso. And you now understand why I said functional systems because this is not on a single organ, this is not on a specific nutrient. This is the question Che functional systems need attention e qui si comincia a capire perché ho usato l'espressione sistema o sistemi funzionali. Perché non è relativo a un singolo organo o un singolo uh, problema o sintomo. Qui parliamo proprio di uh, sistemi sistemi funzionali, yeah. Show me a system out there that will give you information like here. Telling the person does not have enough sleep. Quindi dammi una funzione e io ti darò informazioni su quella funzione. Qui, per esempio, uh, la funzione è il sonno, e possiamo reperire informazioni uh, riguardo il sonno. And meaning that the lack of sleep. Or Or, the time of sleep should be extended for this person, and that has a significant impact on health. E infatti, si evidenzia come ci può essere una carenza di sonno, oppure il sonno è qualitativamente e da un'altra quantitativo, anche insufficiente, e che quindi questa carenza di sonno può avere un impatto anche su altri sistemi e altre funzioni. Now, For this specific person here, that category sleep didn't indicate, but for others it might in questo caso specifico vedete non è emersa la categoria del sonno come particolarmente problematica, però in altri casi potrebbe essere evidenziata e quindi si può arrivare direttamente a una delle cause o le fonti dei disturbi so and additionally um additionally. You have the specific categories here um, that also show, um, for example, whether the person actually is drinking enough in terms of health. Qui vengono illustrate altre categorie, per esempio, e queste ci possono dare degli indizi sulla um, sulla eh, sulla capacità di questo paziente, di questo soggetto ad essere idratato. Quindi se beve abbastanza, per esempio um or as another uh, example with certain people actually emotions and the emotional state are the strongest contributor to a health disbalance oppure eh, ci sono altri casi altri esempi in cui per esempio lo stato emotivo del paziente è la causa principale Del, del suo malessere. Let's look at the concrete results for this person. Quindi adesso andiamo a vedere ai eh, risultati concreti di questa persona, di questo paziente. Number one is protein synthesis. Al primo posto abbiamo la sintesi proteica. You saw before on page number three in the overview. This person has a shortage of certain. Amino acids, some of them essential amino acids. L'abbiamo visto nella pagina precedente. Qui c'è una carenza di amino acidi, eh, l'abbiamo visto anche prima, in questo caso, in questo paziente. Other people have a problem in terms of their catalytic me metabolic activity, meaning that some enzymes might not work in in a uh, positive in a full way. Altri pazienti possono presentare invece problematiche di tipo catalitico metabolico, che vuol dire che gli enzimi non funzionano in maniera adeguata. Some enzymes, for example, tend to be partially blocked through the influence of, of specific medication. For example, if you want to block your cytochrome P450 system, uh, all you need to do is to drink significant amounts of grapefruit juice, and then that enzyme system is largely blocked. Can you repeat the number of the cytochrome? And cytochrome P450. Se per esempio uh, si riscontra un problema con il citochroma P450, per esempio, una proposta, una soluzione potrebbe essere quello di consumare più Pompelmo, succo di Pompelmo. So certain elements tend to block enzyme pathways. Quindi ci sono elementi che possono tendere a bloccare il percorso di determinati enzimi. Number two of the main influence on the health for this person is sugar metabolism. Al secondo posto tra le priorità evidenziate per questo paziente su questa pagina abbiamo la, eh, il metabolismo degli zuccheri. If you see... Uh, after all of these results in the colored pie chart pieces is a p in parenthesis se vedete lì dove viene evidenziato questo segmento del metabolismo degli zuccheri al numero 2 tra parentesi vedete o anche negli altri um, segmenti che sono evidenziati in verde vedete tra parentesi la lettera p p Means priority, meaning those are the main fields of possible influence on the person's health. Quindi, oltre all'evidenza con la colorazione di quel segmento, tra parentesi la P indica priorità, quindi attira l'attenzione sul fatto che questo è un, un campo prioritario. Sugar metabolism. In this case can mean different things. Ora, metabolismo dello zucchero in questi casi può avere diversi significati. For example, this person could consume so much sugar then that uh, the system is overloaded, per esempio, questo paziente potrebbe eh, consumare così tanto zucchero che c'è poi un sovraccarico del sistema. More likely, and pretty often, is actually a lack of chromium. Molto spesso, e cosa spesso più eh, ovvia ed evidente, è una carenza di cromo. Because chrome, chromium is needed to produce insulin in the pancreas. Infatti il cromo è necessario per far produrre insulina al pancreas. Chromium is needed for insulin to dock on the insulin receptors on the cell. We only have about six milligrams of chromium in us, but it is plays an essential role for anything that has to do with insulin and sugar uh, sugar uh, sugar transport into the cells abbiamo soltanto 6 mg di cromo nell'organismo eppure sono essenziali e fondamentali per permettere l'efficacia dell'insulina e per permettere di lavorare sugli zuccheri nell'organismo now um Number three is hormone system. Al terzo posto abbiamo il sistema ormonale. We can then look how does this correlate with the personal situation of the person. E possiamo qui eh, osservare in che modo eh, il sistema ormonale è correlato con gli altri aspetti del sistema del paziente. What we also have a confirmation with point number four. Ma col punto numero 4 ci arriva anche una conferma. Because it specifically says that the adrenal system is imbalanced. Perché ci dice: il punto, la categoria numero 4: che il sistema surrenale è in, in uno stato di squilibrio: adrenal. In that case, A adrenale for stress. Ah, il sistema adrenal adrenalinico. Yeah. Um, so. basically hormones and stress have a strong correlation. Quindi, sia gli ormoni che lo stress, in questo caso specifico sono in forte correlazione. now being smart you can already start to combine different results with another. Quindi, come vedete, già diventa quasi istintivo e automatico fare la correlazione e abbinare i diversi sistemi l'uno con gli altri. But to say it very clearly, you do not need to make these combinations. You can equally just take the report, give the things as indicated and don't mind for a second. Just fine. You can work that way. Quindi un approccio è quello di cominciare a, a comporre e a fare le correlazioni e a mettere in rapporto i diversi ambiti di questo report. Però se non si riuscisse a fare questo o non lo si volesse fare, comunque eh, affrontando e gestendo ciascuno dei campi che vengono evidenziati come prioritari, appunto uno per uno, già è eh, più che sufficiente. And but I would like to show you some examples just so you see how to possibly combine if you want to do so. Allora adesso vi illustrerò con alcuni esempi o vi farò vedere delle cose che vi permetteranno, se vorrete, di fare quelle correlazioni e quegli abbinamenti a cui alludevo poco fa. Adrenal adrenal system basically means. stress. Per esempio, il sistema adrenalitico significa fondamentalmente stress. Now, if I you me to go back to the overview page. Allora, se mi permettete adesso di tornare alla pagina del panorama generale. Now, looking at this overview page, we find something interesting. If we look below in the amino acid section. Se andiamo in basso, nella sezione degli amino acidi, the first entry, the most important amino acid this person needs is tyrosine. La prima parola che vediamo uh, fra gli indicatori, quindi l'aminoacido che è più um, importante per questo paziente, è la tirosina. What is the, upper, the manager position, in the stress system? Che cos'è che controlla il sistema dello stress? Quindi, cosa è preposto alla sua gestione? Ovviamente, it's not the super renal glands producing it. There is a part of the brain that is like the topmost instructor, the topmost decider. Non sono soltanto il sistema ghiandolare, ma c'è qualcosa nel cervello che se vogliamo è l'operatore principale, il fattore decisionale principale. And this is actually the corpus pineale. Eh, parliamo del corpus pineale in particolare. As part of the epiphysis. As part There are two elements we can use to positively influence the corpus pineal. No, I'm sorry. There are three main elements that we can do to positively influence the corpus pineal. Ci sono delle cose che possiamo fare per influenzare o il corpus pineale. Number one is to detoxify and then. Primo, primo yes, è quello di disintossicare, fare disintossicazione, sorry. Why? Because there is one substance that blocks the function of the, of the corpus pineale to, to a large degree. Perché disintossicare per primo? Perché c'è una funzione che fa da blocco al corpus pinealis. Which is fluorine. Flu, fluorine? Fluor. Fluor, the element. Fluor, che è l'elemento fluor. Fluor. Um... Non fluor? Sorry, I don't understand flua. Ok, uh, let me uh, translate that. just so we have it correctly. Mm -hmm. Sarà sicuramente glutine, farina, zucchero. No, 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 it's not that. uh Um -uh. mm. uh, no. 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 I, this fluoro. is a compost this is a composition that contains fluor. Fluoro, fluoro. Fluor. In inglese sarebbe fluoride. Yeah, but the fluoride is a, is a compound and the basic ah, element okay. is fluor. Ok, quindi il fluoride, quello che pensavo io, è un composto, dice il dottor yeah. Stanton. Mentre invece il fluor è appunto il fluoro. Something that is contained, for example, in toothpaste. Uno dei componenti, per esempio, dei, dei, dei dentifrici. Um. Our body, by the way, needs exactly zero fluoride. This there's no need for fluoride. Il nostro organismo ne ha bisogno zero, cioè non c'è alcun bisogno di floro per il nostro organismo. Um, if you actually want to do something to improve the bone situation. Se in effetti si vuole migliorare la um, situazione delle ossa. cobalt. Is, is has plays a significant role. Obviously, il, a, a non radioactive isotope, a normal one of cobalt, has much more contribution to the hardness of the bones. Il cobalto uh, agisce di più ed incide di più sulla solidità delle ossa, eh, certamente, un cobalto non isotopico. Or use boron. Oppure il boro. Because boron is a contributor to the parathyroid glands. Perché il boro contribuisce alla ghiandola because they're responsible um, f uh, to with the parathormone, but that's another story. Okay. Perché è responsabile di un'altra funzione, ma comunque quello sarebbe un, un altro argomento. So, number one was detoxify. Number due and number three are two metabolites you can give to improve the situation of the corpus pinealis. Quindi, eh, eravamo partiti da come eh, rafforzare il corpus pinealis. E abbiamo detto: primo, disintossicazione. E gli altri due, eh, due e tre, eh, i metaboliti. Number one is vitamin B5. Primo, vitamina B5. Which is pantotenic acid. Acido pantotenico, And number two is tyrosine. E two, uh, la tirosina. So, bam! In the amino acids, we have tyrosine. In the overview, it says stress. And stress regulation, so that's Quindi, a perfect match fantastico. Qui c'è una correlazione eh, ideale, perfetta. Perché? Perché nella panoramica ci parla appunto del problema del, del, dello stress, e poi eh, quando andiamo a scavare nel campo e nell'ambito degli aminoacidi eh, ci presenta quali sono appunto eh, gli elementi carenti e al primo posto abbiamo la tirosina. Okay, so that was overview number one in terms of functional systems. Quindi, per quanto riguarda i sistemi funzionali, questa era la panoramica numero uno. The next overview is which elements contribute best to improve the situation of the immune system? Nella seconda panoramica eh, ci porta ad individuare quegli elementi o quei fattori che sono eh, essenziali e necessari in questo caso per rafforzare il sistema immunitario. Now, what is pretty cool in this table is you can first off see two parameters. Ora, quello che è bello in questa tabella è che subito eh, balzano gli occhi due parametri. First, we can see on the right side in yellow how important it is for this person to take action. Allora, uh, sulla colonna di destra evidenziato in giallo vediamo uh, il fattore più importante su cui agire per questo paziente. If we see this value, added value is over thirty-five, meaning action should be taken. Qui vediamo un valore, vediamo un numero 35 più. Questo chiaramente lo rende prioritario perché è un valore molto elevato. Vedete che il valore aggiunto lo vediamo nella colonna a, a sinistra dell'ultima destra, e vediamo che il valore in basso è. 38. Il but, è 38. but I can tell you, with some people, this value adds to far over one hundred. In uh, talune persone questo valore eh, si somma a diventare molto più di cento. The second thing is. If we look at the designated values of the single categories, second, se noi osserviamo i valori per eh, le singole categorie, um, typically, if you would think about, oh, what we can do for the immune system, well, maybe give vitamin C. Per esempio, se uno pensasse cosa possiamo fare per rafforzare il sistema immunitario, la prima risposta potrebbe essere give um, vitamina C. That's fine. That's fine. You're not doing anything wrong and vitamin C is always a good idea. idea. But this test here tells you if you look at the top categories, vitamins, vitamin C on the right side has pretty much zero influence on the immune status as of now. sempre bene la vitamina C, però questo report ci dice che la vitamina C qui in questo caso non ha nessuna funzione, non è la cosa carente. For this person in this situation, for another person, it might be perfect. per questo paziente in questa situazione, per un altro paziente potrebbe essere la soluzione ideale. This is how to work highly individual. E questo che ci permette di operare e lavorare a livello di target molto molto soggettivo. And if we look at the added values of the categories, there's two categories we can mainly influence a more balanced immune state. Se vediamo poi la somma totale di tutte le categorie, ce ne sono due in particolare su cui viene portata la nostra attenzione. The top one is with 17 the antioxidants. Al primo posto abbiamo con il valore di 17 gli antiossidanti. Now, giving flavonoids, giving polyphenols, giving carotenoids, meaning. Eat more vegetables and salad and raw. Quindi somministrare più polifenoli, antiossidanti eccetera. Insomma, fornire una dieta uh, a base di verdure, vegetali e frutta. This will have a massive influence on the immune balance. Avrà un effetto massiccio sull'equilibrio uh, immunitario. And showing superoxide dismutase poly sorry repeat that poly it, it, it's in the in the category superoxide yes, dismutase it, it's, it's, it's super dismutase it's in german um, okay allora, I'm sorry um allora in effetti qui viene evidenziato appunto la superossi dismutase Però siccome um, è scritto in tedesco io non riuscivo è piccolissimo peraltro non riuscivo sì, a leggerlo. Pardon. Ehm um, ok, so this actually shows a link to the other category that's shown with 13 as also a main influence on the immune balance, E questa categoria è, è in correlazione con un'altra categoria che ha un valore più elevato che è il numero 13. Which are parasites?

i funghi e i parassiti chiaramente noi eh, rafforziamo fortemente il sistema immunitario maybe for another person that might not be the case meaning even if there are certain parasites present the immune system doesn't care about it it just overrides them but for this person it has a strong influence questo non è detto che questo valga per un altro paziente perché un altro paziente può essere affetto da micosi può essere affetto da Rassitosi e funghi, eh, e, e questi non hanno alcun impatto sul suo sistema immunitario, anzi, non lo impattano per nulla. Invece, Sup in questo caso specifico, sì. dismutase is needed to produce H2O2. la superoxidismutasi è necessaria per produrre H2O2 and that is needed to for the immune system to fight parasites so that's e, how it e questo è quello che serve eh, al sistema immunitario per combattere contro eh, i parassiti e questo uh, è che ci dice il report in maniera molto specifica. Coming to the next overview page. Adesso Is... passiamo all'altra pagina di panoramica. The question: What supports the gut situation? La domanda qui è: Che cos'è che supporta uh, la situazione intestinale? Although the need For a correction here is only medium at the value of 11. We see that with the value of five on top, parasites again have the strongest influence on the gut situation. In alto col valore di 5. Viene evidenziato come appunto eh, l'aspetto dei parassiti è prioritario eh, nel eh, interpretare lo stato di salute dell'intestino. Um, for example maybe, as, uh, maybe um, uh, Candida could contribute to the situation in the gut. Potrebbe essere una candidosi che ha un impatto a livello intestinale qui. Um, or there's different possibilities. Anyway, you now know how to possibly influence that ci sono anche altre possibilità, però qui uh, ci viene indicato un percorso. Un percorso uh, che diventa, uh, se vogliamo, prioritario, oppure che mette in evidenza questi aspetti. And for those who've been listening, they've actually might have raised the question in their mind: well, how should I? supplement how should i take superoxidismutase? allora se state ascoltando magari a qualcuno di voi sarà venuto uh, la domanda ma come posso integrare quindi per queste carenze per esempio la superossidismutasi come che posso trovare degli integratori che danno sostegno supporto there is a super natural source for that c'è una fonte supernaturale per questo. And that's chaga mushroom. Ed è il fungo chaga. And you can ask Giorgio about it because he cares that in his portfolio. E potete rivolgervi al dottor Giorgio Terziani perché egli li porta le ha nel suo portafoglio di integratori. Now the Last overview page, um, is about which elements would balance the cardiovascular system. Ora l'ultima pagina relativa al panorama eh, riguarda quali sono gli elementi che possono dare supporto al sistema cardiovascolare. Um, now, if we look at those results, let's be creative here. Allora, se osserviamo questi risultati, cerchiamo di essere un attimino creativi. So we see anthocyanidins for example. And ehm um, Vediamo per esempio le antocianidine. And which are super um which are um basically super antioxidants. che sono uh, degli super antiossidanti. So they recharge used antioxidants si ricaricano utilizzando anti antiossidanti. Okay, fine. But let's look at the other parts. Va bene questo, però andiamo ad osservare anche gli altri componenti. We have vitamin B9, folic acid. Abbiamo la vitamina B9, acido folico. And vitamin B12, which is cobalamin. La B12, che la which are the specific antidotes to nitrosative stress, che sono gli per lo stress uh, nitrosativo uh, ni nitrosativo and given an intense nitrosative stress at some point um uh, uh, so called peroxynitrate is being produced. Equando, e quando, eh, questo stress nitrostativo eh, aumenta chiaramente si produce eh, un nitrato di perossido. And this peroxynitrate, um, uh, then again blocks. Mitochondrial function and it blocks even the blood pressure regulation of the blood vessels. And we have two elements in here, selenium and cysteine, which also have a connection. E anche il selenio e la cistina, che sono indicati qui, sono correlati a questo disturbo. Selenium has, um, is, the, uh, is the active metal in the enzyme um, Glutathione Peroxidase. Nel, nel perossido di glutathione, è appunto uh, il selenio. Che è l'enzima che agisce. And, um, cysteine is being used to e la cistina viene utilizzata per produrre il so glutathione saves the from a whole lot of Quindi il glutathione salva il sistema da un eccesso di stress. So, we have quite a, and a significant amount of influence onto the cardiovascular system. E come vedete, quindi sono tanti gli elementi che incidono e impattano sul sistema circolatorio, sul sistema cardiovascolare. Okay, so, those are the overview pages. E queste sono le pagine che ci danno il panorama generale. So Let's look at the specific categories. Adesso andiamo a guardare le categorie specifiche. The first one up is minerals. La prima è quella dei minerali. Now, for this person, uh, four different minerals show as a deficit. Qui vediamo carenze per quattro dei principali minerali per questo paziente. Number one is lithium. Eh, Al primo posto c'è il litio. Well, now all sirens go on. Oh, wait a second. Lithium. What about lithium? I mean, you know, that's for people that are bipolar. Qui eh, scattano tutta una serie di allarmi, perché qualcuno si chiede, ma che cosa possiamo dire del litio? A me? Questo mi fa pensare a persone bipolari. But that's bullshit. Ma queste sono... Lithium is essential for the memory function of the brain. Lithium is also needed to produce serotonin. E so, any lack of lithium also tendentially grows into some form of a depressed or low temper mood. Quindi qualunque carenza di litio porta a depressioni che possono andare dal leggero al pesante. Number 2 is silicon. Al secondo posto abbiamo il silicio. Um silicon for this person there's, there's different function it has towards the uh to towards the kidneys for example towards strengthening the connective tissue, whatever that is for this person. in tessuti Now I'm I'm just giving you a few a few examples for these categories. We can't. obviously go through them hour by hour by hour it would be super fascinating but we don't have that time i would just want to give you a few examples qui vi sto dando semplicemente alcuni esempi dei flash non, non, non sto dicendo che così è la situazione ci ci vengono dati degli indicatori che ci portano a riflettere su certe direzioni e se volessimo andare in profondità potremmo farlo ma ci vorrebbe chiar Molto, molto tempo, molto più tempo e non è il caso in questa presentazione. Now, um, this is an example from another person. Questo è l'esempio del di un report che appartiene a un altro paziente, un'altra persona. Sulfur is the main one e qui vediamo lo zolfo che è prioritario al primo posto. This is a typical sign of either. A a detox problem. E qui c'è un'indicazione molto chiara o di un problema legato a un'esigenza di disintossicazione or with membranes because sulfur contributes to the status of the Oppure un problema legato alle eh, mucose delle membrane perché eh, c'è una correlazione tra eh, If we take iron, iron for example, um, is not only necessary for the hemoglobin and the 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 the, um, the, the blood and and carrying oxygen. There's another role for it. E qui c'è anche evidenziato il ferro. Il ferro non è solo correlato alle esigenze dell'emoglobina, ma anche ad altro iron um, is the central atom in -da, superoxidismutase. Infatti, nel superossidismutasi, eh, il ferro gioca un ruolo molto importante. So, no fight in parasites without a, uh, a relevant level. Quindi non si possono combattere le parassitosi senza che ci sia un sufficiente contenuto di ferro. and you see magnesium, and everybody said, Oh, yeah, magnesium that's, makes us muscle soft, less cramps, poi vediamo il magnesio, e subito magari pensiamo: Ah sì, vero, il magnesio è importante per ammorbidire i muscoli, la muscolatura e quindi ridurre i crampi. Ma non è vero. Magnesium does not directly make the muscle soft. Ma questo non è vero perché non è un effetto diretto del magnesio che rende i muscoli o la muscolatura più ammorbidita. The body uses a magnesium ion to wrap ATP around it. L'organismo utilizza uno ione del magnesio. per avvolgerlo attorno all'ATP. Doing so, the release of the phosphor group, phosphate group, uh, from the ATP um, is much more forceful, so it has more energy. E così facendo si libera uh, ATP dal gruppo statico rendendolo uh, molto più energetico. So, Magnesium increases the effectiveness and the power of ATP. Quindi il magnesio rafforza uh, l'energia dell'ATP. And ATP is the one that makes the muscle soft. Ed è ATP che rende più morbido il muscolo. Now shifting over to a new category: vitamins. Adesso passiamo ad un'altra uh, categoria, uh, vitamine. Now, for this person, as a different example, this person desperately needs vitamin C here. Qui abbiamo un altro paziente. E in questo caso specifico, vediamo che questo um, paziente ha un bisogno molto, molto forte di vitamina C. Now, looking at the chart here, um. Uh, you, if normally you would have said, oh, maybe I give some uh cobalamin B twelve for this person. I'm sure it's going to do him good. Quindi, so, per esempio, guardando questa tabella, diremmo potremmo reagire dicendo ah benissimo, well, questo paziente ha bisogno di cobalamina, cioè vitamina B12. But if we look at the chart here the resonance on vitamin b12 is so extremely low that would be a waste of the patient's money Ma qui invece, eh, vediamo che non è il caso perché so working this way this can also actually save money because you tend to now take The roads and the paths that are more directly pointed at the goal. E quindi, come vedete, questo tipo di report ci permette anche di risparmiare, perché ci porta diretti alla vera questione, al vero problema, e non ci permette di essere deviati da supposizioni che poi non sono fondate. Now, looking at the next category: is fatty acids. Passiamo adesso all'altra categoria, quella degli acidi grassi. Some people look in here and they say, Oh my God, there's arachidonic acid in there. That's bad. That's bad. Why is it in there? Qualcuno, per esempio, uh, osserva che c'è l'acido arachidonico e dicono, Ma questo è negativo. Perché? Perché c'è l'acido arachidonico? The point is. The from acid for example, for yes, that's there. la cascata dell'acido arachidonico uh, è vero qui si manifesta è visibile però um, for prostaglandins... per le prostaglandine Um, some people lack the ability to properly inflame. Ci sono pazienti o persone che um, a cui manca la uh, capacità di uh, vivere l'infiammazione. Those need arachidonic acid to improve the capability for inflammation in order to properly defend themselves hanno bisogno dell'acido arachidonico questo tipo di pazienti proprio per potere stimolare l'infiammazione che poi serve come uh, fenomeno protettivo looking at a different categories we saw uh, antioxidants before Allora, passando ad altre categorie, prima abbiamo visto uh, quella degli antiossidanti. Questo really helps you to pinpoint out the ones that are most effective, to concentrate on them. Questa slide, questo, questa parte del report ci permette proprio di illustrarli in maniera da selezionare quelli che sono più, effic più efficaci. E. Mm. Taken that you might think, oh, yeah, yeah, yeah. Let's give antioxidants. Liv, let's get oh, vitamin E, for example, allora possiamo dire, ah, bene. Allora, somministriamo gli antiossidanti. Scegliamo per esempio. La vitamina E, now. Obviously, this chart tells you vitamin E would not by far be as effective as others, ora. Chiaramente. Questa tabella ci illustra che la vitamina E. E non sarebbe efficace come o quanto altri antiossidanti. Okay, looking at one of the next categories as are amino acids. Adesso passiamo a categoria, quella degli amino acidi. Now, obviously, if there's a lack of certain amino acids, it's either they're being used up extremely. Ora, se c'è una carenza di aminoacidi, eh, il motivo potrebbe essere o perché sono stati già eh, consumati or for example with a leaky gut syndrome that some of these uh, amino acids are just not properly resorbed in the intestinal oppure Um, nel caso dell'intestino gocciolante, questi aminoacidi non sono stati assorbiti in maniera appropriata If we have certain indicators sometimes uh, we can also deduce situations from them e talvolta con alcuni indicatori possiamo fare delle deduzioni For example, with metionine here as number one. Come in questo caso, in questo esempio, dove al primo posto uh, come priorità c'è la metionina. Methionine is needed to donate methyl groups in the metabolism. La metionina serve per donare gruppi metilici. The form that I prefer to work with uh, is called S adenosyl methionine same Ecco la forma con cui uh, piace lavorare a me è, è la S adenosil uh, metionina, cioè Correct. yes so interesting also to see that the report helps to look whether a person has a specific load that blocks the organism il report ci permette anche ci offre altre sezioni dove per esempio ci illustra Quali sono uh, gli ambiti in cui c'è maggior carico per il paziente? For example, toxic metals. E qui abbiamo l'esempio dei metalli tossici. Looking at the categories for parasites and infections. Se poi andiamo ad osservare la categoria dei parassiti e delle infezioni, this again is a repetition of the first patient where we had virus and parasites. Questo è un po' una ripetizione per quanto riguardava quello che abbiamo visto per il primo paziente, dove anche lì c'erano evidenziati soprattutto i virus e i parassiti. It is important to see which influences factors are there instead of trying to treat everything quello che conta la cosa importante è andare a vedere quali sono i fattori che influenzano di più anziché invece vagare senza un'idea senza un obiettivo preciso. Now the following one is pretty exclusive. Il primo è veramente esclusivo, il prossimo, scusate, è veramente esclusivo. The Astro Report also shows you indicators whether a person Is susceptible to electromagnetic waves or not? Infatti uh, il report del Drive ci permette ci da indicatori per uh, dirci se il paziente è suscettibile oppure non lo è suscettibile alle uh, frequenze elettromagnetiche. This person has always been sensitive or o questo paziente è sempre stato sensibile all'effetto o all l'impatto di queste frequenze but there's a constellation when the sensitivity uh, against these frequencies increases però c'è una costellazione all'interno della quale Questa sensibilità nei confronti delle frequenze elettromagnetiche aumenta. That is that situation is when the mitochondrial function is lowered due, for example, to an intoxication. E uno di questi casi è quando l'attività mitocondriale si è abbassata come conseguenza uh, sorry what is the, the the reason why the mitochondrial function is lowered for that. example so for example through toxic metals Esatto, quando eh, l'attività mitocondriale viene impattata e diminuisce come conseguenza, per esempio, appunto del eh, dei metalli pesanti, dei metalli tossici. Looking whether a person is highly susceptible to electromagnetic fields and frequencies. Esaminare se una persona è eccessivamente sensibile all'effetto delle influenze elettromagnetiche. Um, that is something that's very, uh, very exclusive in this world. This is something that the uh, S Drive and the report show. È veramente qualcosa di esclusivo e molto raro. Ed è eh, una cosa che invece l'S Drive permette di, di analizzare, di, di vedere. I had promised you before that I would talk about food conflicts. Prima vi avevo accennato e forse anche promesso che vi avrei parlato di conflitti, di conflitti nell'ambito alimentare. Page number three showed a little table with foods with conflict. Ricorderete la prima panoramica, quella della pagina 3, uh, dove c'era un, un riquadro che illustrava proprio questo, quello dei potenziali conflitti alimentari. Yeah. Um, the point here um, is that this table does not show allergies. It does not. Ora, la cosa che voglio puntualizzare qui è che questa tabella che si riferisce uh, appunto ai conflitti alimentari non evidenzia allergie, le allergie. What it shows is these foods reduce your body energy quello che ci mostra invece è che questi alimenti o quali sono gli alimenti che riducono l'energia del corpo dell'organismo so they cost you energy instead of contributing energies quindi sono quegli alimenti che ci fanno consumare energia anziché darci un apporto energetico so all the report says is For the next three months, only for the next three months, not forever, not for eternity, only for the next three months. Try to leave this away, and you will have more energy. Quindi, quello che ci dice il report in questi casi, o su queste tabelle, è questo: per i prossimi tre mesi, e soltanto per i prossimi tre mesi, non per sempre, non per l'eternità. Riduci questi alimenti o elimina questi alimenti. You see how special this is? Quindi vedete quanto è speciale questo aspetto di questo segmento? Okay, so those are the main categories. Quindi queste sono le principali categorie. The patient, the client has the ability to fill out on day number zero. Day number, uh, uh, day number 30, Day number 60, Day number 90, after three months. Quindi il paziente ha la possibilità a questo punto di compilare questi questionari, queste tabelle, cominciando il primo giorno, poi prosegue con gli altri giorni, quindi poi fino al tre, ter, eh, trentesimo giorno, poi 60 giorni e poi 90 giorni che sono i tre mesi.

E adesso voglio ancora reiterare e citare qualcosa che ho detto prima, cioè il report sul, eh, sul bambino e sul neonato. Um, no, it's, it's actually year 1 to 12, so not neonato, it's year 1 to 12. Mi correggo, eh, l'interprete si corregge, non è neonato, ma è dal, dal, dal primo anno di vita al dodicesimo anno di vita, quindi il bambino... E, e because children need different factors for their brain development, for immune learning, etc., etc. I bambini hanno bisogno di determinati fattori appunto per lo sviluppo del cervello, per la crescita per l'apprendimento uh, de, delle difese immunitarie, eccetera. I think it's very important to give these little uh little beings. The best possible start into to life chiaramente, questo è fondamentale per dare uh, come dire una, una, una spinta alla crescita uh, dei bambini da, da, dai primissimi anni di vita. So, thank you, all for bearing, uh, in with me here, <coughs> I've done this quite extensively. Vi ringrazio, vi ringrazio per l'ascolto, per la pazienza presenti. Um but I would like I just wanted to give you some of these connections um for you to think about. L'obiettivo di questa mia presentazione questa sera è quello di stabilire un po' queste connessioni che ho illustrato, le correlazioni e la maniera di osservare il report. You do not, I repeat, you do not need To interpret the report that deeply eh, non è necessario. E voglio reiterare questo concetto che ho già espresso. Cioè non è necessario interpretare il report con questo grado di profondità che ho illustrato. Io. If you want to, fine, but you don't need to. Se volete farlo, uh, fatelo pure, ma non è necessario. Um, you can. If you're... Out there, as for example, a nutritional advisor, or if you are uh, an advisor to a sports club, how to improve um, the sports performance. You don't need to interpret every finding, you don't need to make a story behind it. Non è necessario uh, interpretare ogni dato, ogni elemento o uh, fare una narrazione su ciascuno dei dati. All you need to say is just, ok, here are the results. Take this, take this, take this, take this. Bam, that's it, thank you. Basta dire, guardate, questi sono i risultati, uno, due, tre, quattro. E quindi questi richiedono un due, tre, quattro. But still, Eppure anche solo facendo così state lavorando ad un livello e con un approccio olistico molto molto elevato. And even for those that have never or e anche per coloro che non hanno né mai pensato né mai operato a livello olistico So the S drive and its report gives this potential into the hand of others. L'S drive con suo, con report da in mano questo potenziale a e Act under the hood with a lot of knowledge that you don't need to know. e come dire uso una metafora è come avere tantissima tantissima e profondissima conoscenza sotto il cofano dell'automobile, cioè all'interno del cofano dove c'è il vano motore senza che sia necessario conoscerne eh, gli, 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 gli intricati funzionamenti. Ok, so I think this potential is very fascinating. Io trovo affascinante il potenziale che ci dà. The smartest move. Whenever a patient comes to the clinic new, the doctor. La, la, la cosa migliore che si possa fare quando arriva un nuovo paziente per la prima volta nel vostro studio. Do the test before you even see this person. Your medical helper outside on the desk can just do the test and then when you speak to the patient you already have your on the table. fate fare il test prima ancora di vedere il paziente fate che sia la segretaria il segretario all'ingresso alla reception che gli fa fare il test eh, voi ricevete il report e quando arriva il paziente voi avete davanti agli occhi il report e state vedendo il paziente per la prima volta So, um, again, thank you um, for listening. And uh, before we start off with the questions, if you may allow, I would like to take a very short break uh, to visit the bathroom. Quindi vi ringrazio okay. ancora per l'ascolto. Eh, adesso faremo una breve sessione di domande e risposte, ma prima di questo vi chiedo eh, un attimo di cortesia. Eh, io vado in bagno e quindi facciamo una pausa di qualche minuto. I am all. allora... sono umano, <ride> anch'io sono umano. <ride> Grazie Marcos, un sì. applauso grandissimo. Uh, tra l'altro ho, ho aperto i microfoni. E so che abbiamo con noi Monica, abbiamo tantissimi professionisti. Monica, eh, magari eh, mentre Marcus eh, te che few Three minutes. Eh, yes, we wait you. Monica puoi dare la tua, insomma, eh, il tuo supporto, il tuo aiuto, la tua testimonianza, ecco, è sempre gradita. Come sai, è un piacere averti ospite dei nostri nostri eventi, grazie Giorgio. Grazie. Io veramente quando mi collego con voi, ehm, come posso dire, è, è sera e tardi, ma avrei voglia di ascoltarvi ancora tanto, tanto, tanto. Eh, ah. Oles Drive non ricordo più da quanto perché sapete che io ho un rapporto col tempo non perfetto, mm. ma eh, ormai sembra che faccia parte della mia vita. Da sempre, anche se io per tanto tempo l'ho un, un po' ignorato: eh, mi occupo di bimbi con uh, sindrome dello spettro autistico, con problematiche del neurosviluppo, e da quando ho questo aiuto nella mia pratica clinica, davvero eh, mi, mi è cambiato tutto. Soprattutto che cosa? Il fatto di poter dare ai genitori strumenti di consapevolezza. Come diceva Marcus prima, è come dare voce all'organismo, vedere i fattori epigenetici eh, necessari eh, da eh, prendere in considerazione per dare maggior benessere a quel corpicino che magari ha mal di pancia, stitichezza, mal di testa, si mette con la testa in giù sul divano, ha crisi di eh, auto eterolesionismo, non sai da che parte prenderlo, da dove iniziare? Sì che ci sono. Le consapevolezze, ehm, eh, le, le, le direttive, le cose che fanno bene un pochino a tutti, ma i bimbi, sono come, così come gli adulti, sono uno diverso dall'altro. Ed esse drive è davvero una guida. A me ha cambiato tutto. E i genitori, quando lo ascoltano, eh, sono motivati, capiscono, vedono poi le differenze quando tornano. Eh, dobbiamo solo essere consapevoli di cosa ci offre. Di come leggerlo e ogni volta che siamo qua si imparano delle cose allucinanti. Io, già solo stasera, sul litio oppure su come aiutare la pineale, eh, cioè, mi si è aperto un altro tassello che dico: Ah, ecco l'acido la, pantotenico, quanto mi può aiutare. Una volta mi ha cambiato totalmente la direzione di un, di un, di un bimbo che era sitico, faceva, evacuava ogni dieci giorni le tossine andavano al cervello, stava malissimo e poi grazie alle drive, non ci avrei mai pensato, ho dato l'acido pantotenico ed è, ha sbloccato quella funzione. e Io non posso fare altro, Giorgio, che essere grata. No, grazie, grazie di cuore della tua testimonianza e, e, e penso che quando tu mi hai detto la prima volta hai dato voce ai miei bambini, mi sei proprio brividi alla schiena eh, straordinari perché eh, sentire dalla tua, insomma, dalla tua esperienza, tua... io ti considero uno dei, dei più grandi, insomma, professioniste cliniche, medico, a parte persona straordinaria, però che io conosca perché avere a che fare con i bambini, dare la vita che tu dai e so quanto, insomma, sacrifici fai per aiutare tutti, è, è un dono incredibile. E bisogna che ti riposi anche un po', te, te lo prescrivo, <ride> te lo <'ho> prescrivo. <ride> e, però sentire questo, dire, hai dato voce ai miei bambini. Cioè, io anche oggi sai che ero con un tuo paziente, eh, abbracciare Mattia, è stata una cosa meravigliosa. Eh, quindi, con stare con Gabriella, e quindi vedere quelle cose straordinarie, unire i puntini, mettere questi tasselli nel mosaico, eh, condividere queste cose perché poi eh, quello che è più importante è il risultato. No, se i risultati ci sono, eh, non, non si può dire no. Ma sai. Eh, è un caso, no? come quelli che dicono: no, è un caso aneddotico. No, come prima stava male, ora sta bene, come un caso, cosa dobbiamo fare? Una persona è una persona. Cioè, se io uh -huh. se una persona ha la febbre e gli passa la febbre, eh, voglio dire, gli è passata la febbre. Non è che posso fare la ricerca scientifica su un altro che non ha la febbre, cioè di cosa stiamo parlando? no? È come uno c'ha il un raffreddore, eh, ho preso una cosa e mi è passato il raffreddore. Eh, no, è un caso, come un caso. <ride> E allora, sono quelle cose che a volte no, dici: eh, Hai un po' no, il, il. riesci, eh, sei perpresso, ma nonostante questo, sappiamo di quanto stiamo facendo la differenza in un approccio clinico integrato in questo mondo dove dobbiamo assolutamente fare presto perché dico: la vita è urgente, dobbiamo fare presto perché l'impatto ambientale che stiamo avendo sui nostri ragazzi. Eh, Mai dobbiamo assolutamente proteggerci il più possibile, quindi uniamo le forze, quello dobbiamo fare, unire le forze, assolutamente, eh, sì. Eh, hello, avere Monica. ragione, Eccolo hello, qua. Hello. Qua. Grazie, Marcos. Niente quindi, io you are wonderful, <ride> you, you all are. <ride> Ho aperto i microfoni, se qualcuno ha qualche curiosità, ecco due o tre domande perché eh, poi faremo corsi sull'interpretazione di alcuni report nei prossimi giorni. Mike, eh, sto dicendo che a Marcus che faremo poi dei, dei corsi anche di ulteriore eh, approfondimento e sviluppo di come si interpreta il report con dei casi clinici specifici per chi è interessato. Ecco, se domanda, due, tre so, da far Marcus, before we move on to questions, Giorgio yes. asked me to translate for you what he just said. He said that um, following uh, this meeting this evening, we will be holding also other meetings yes. with a more in-depth uh, analysis of the report, uh, with specific cases, and he wanted me to translate that for you. Yes, very good. Mm -hmm. Very okay. eh, grazie benissimo, Monica, benissimo, molto importante. Se ci sono delle domande, eh, eh, ecco, volete fare una curiosità, una domanda, qualsiasi cosa, i microfoni sono aperti e siamo a vostra disposizione. Ricordatevi, vi ricordo solo che abbiamo il 7 e l'8 settembre formazione con Marcos, Monica, eh, Bartolomeo Allegrini. Eh, eh, Giuseppe Napoli, EIAD eh, eh, sui veterinari, insomma eh, tantissimi professionisti, Francesco Garritano, Silvia Di Luzio, insomma che formeranno sull'S-Drive. Poi il giorno dopo, congresso importantissimo, l'8 settembre, 25 anni di self-food in Italia. È una bella cosa. Quindi ecco, se ci sono domande, aprite pure il microfono, fatene una o due domande volentieri, se no, come volete? Prima di partire con le domande, eh, mi permettete di dire qualcosa che forse può essere di interesse. Um, if anyone is interested to, to listen, I'm also Um, holding a course on uh, immunology. Immunology. If anyone of you interested, I want to inform you that I'm holding a course on immunology. And um, uh, Giorgio, if it's interesting, I can send you the link. Uh, for example, next Wednesday um, is going to be on autoimmunity. For example, if Giorgio can be Io vi invierei il link per esempio mercoledì prossimo. Eh, questo evento riguarda l'autoimmunologia. And it's, okay? not, it's not focused, it's not focused on the S-Drive report, but I also show some examples to crosslink. Eh, non è eh, specificamente riferito al report dell'S-Drive, però mostrerò alcuni collegamenti con il report S-Drive. Uh, if you want to, I can just send you the link and you can uh, uh, transport that on if that's interesting for you guys. Thank you very Se much. Yeah? Può essere di vostro interesse, invio il link. This is okay, on. Ma... Yeah. Yeah. Mandamelo a me. Mandamelo Giro. Vale. Sen um... Send it to Giorgio and he will. Uh... Yes. Okay. Um, just Because this is also a form of clinical approach, okay? Direct use and application. perché è un approccio clinico quindi l'utilizzo diretto è l'applicazione di quello che emerge ok, so, off to the questions yeah. mm -hmm. quindi eh, passiamo alle domande eh. a me interessa l'umanità, ok, Angelo te lo mandiamo, manderemo il link, mandami una se qualcuno vuole il mio numero di telefono ve lo lascio qui eh. Così lo avete e mi mandate la richiesta eh, oppure via email. Ok? Questo è il mio numero. Eh, non rispondo di notte, ve lo dico. <ride> eh, C'è domande? Avete delle domande? Eh, non ci sono. No, question. Se c'è domande fatele adesso o mai più, disse quella. <ride> no. Question un... Wow, well, no. I, I might have talked too much. Is everyone, I <laughs> ti, faccio io, <laughs> eh, ti faccio io una domanda, ti faccio no? io una domanda, Nel senso che, eh, molte persone. Eh, dicono come mai eh, noi non vediamo, no, le, eh, utilizziamo l'S Drive e vogliamo eh, e come possiamo fare per capire nella maniera ottimale eh, la specifica integrazione che S Drive ci consiglia, la domanda è... Se S Drive, come tu hai detto, ci consiglia di integrare quel nutriente, quella vitamina, quel minerale, è molto importante secondo me che non venga sottovalutato questo aspetto. Cioè che seguiamo veramente quello che S Drive ci consiglia di fare per la funzionalità delle cellule. Sei d'accordo su questo? Cioè, di seguire... Eh. Maniera ottimale, I consigli di S -Drive. Uh, Marcus, would you agree if um, the suggestion were we read the S Drive report? It tells us what supplements to, or it gives us hints on uh, what supplements to provide to compensate for the results that we read in the S Drive. Would you say that this is? Uh, a good way to approach the S drive report? In other words, is it a good idea to use it also in this way, as a set of hints that gives us guidelines on what supplements to suggest? Absolutely, yes. See, si. see, si. um, okay. mm -hmm. this is this is the form that uh, advisors, um, for example, will use the report. Sì, assolutamente perché eh, questo è, è l'approccio che mh, utilizzano quando usano l'S-Drive i, i consulenti, coloro uh, che fanno consulto. We have, for example, the specific uh, sports athletes and sports report. Per esempio, c'è il report specifico per gli sportivi, quindi sulle attività e le abilità uh, sportive. And so if 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 I recall correctly um, there are actually several uh, international football clubs which use uh, the S drive and the sports report to optimize the performance of their players. In fact, ci sono molte squadre di calcio a livello internazionale che utilizzano il report dell'S drive per ottimizzare la nutrizione con atleti. For example, FC Barcelona, uh, Real Madrid. Uh, there's there's a few clubs out there from the you know from Champions League that use specifically the S drive to improve um, the performance of their players. Infatti, ne cito due, eh, l'FC Barcellona, eh, il Real Madrid e tantissime altre squadre che eh, giocano nella Champions League utilizzano eh, l'S Drive, i loro consulenti utilizzano l'S Drive per eh, quello che serve loro. And so therefore they will just look okay, what you know what supplements can our players take, what does well for them? and that's a direct application so yes absolutely JoJo you don't need you don't need the old you know the whole headroom you just can just use it directly and tenevo without... molto ci tenevo molto proprio alla tua parere su questo perché spesso c'è confusione ah no dice questo ma non è vero e invece no anzi S-Drive ti dice addirittura quali alimenti contengono quei cibi quindi tu puoi intervenire sia con i cibi che con l'integrazione. E se c'è delle priorità bisogna seguirlo, perché il corpo chiede questo. Um, okay. so, so, sì, in effetti, eh, per tradurre quello che ha detto alla fine... Ehm, il dottor Marcus Stanton, uh, sì, l'utilizzo dells drive così per uh, trovare indizi su quali sono gli integratori da utilizzare, è un esempio di quello che dicevo prima sull'applicazione diretta dei suoi risultati. And Giorgio then said, Yes, I was interested in having your opinion on this yes. because often there seems to be some, some hesitancy and of and skepticism with regard to this aspect of whether the S-drive can be used for uh, to provide guidelines on supplementation. Okay so uh, Ferrato uh, Giacomo has raised his hands maybe Giacomo uh, you can turn on your sí? microphone to ask your question. Okay. Yes, please. Please. Giacomo no. I, I accendi il well, microfono. acceso, mi Okay. Tanto grazie a Giorgio perché recentemente mi ha dato la possibilità di utilizzare l'SDrive Drive in una piccola ricerca che ho fatto per una tesi che abbiamo fatto con la St George School. Sì, tra l'altro ho, ho preso, fatto una tesi di laurea. <ride> ho, fa, ho preso dieci pazzi, io mi occupo di gnatologia clinica, quindi oh, mi occupo di disfunzioni temporo L'approccio Terapeutico oggi è di tipo olistico eh, in quanto le componenti ambientali, di, di, di esterni dell'ambiente in cui i nostri pazienti sviluppano questi sintomi, eh, sono molto ritenuti molto importanti. Ecco perché allora ho, ho pensato di fare, di integrare questo tipo di ricerca nei protocolli che già sono in, in utilizzo. E ho preso 10 pazienti, tutte e 10 con disfunzioni temporomandibolari. E hm, ho notato due cose che volevo sottoporti, così ho, ho un po' superato il blocco dell'emozione di, di, di fare la domanda, che in genere non, sono, non è il mio forte. E Giacomo, non ho mettuto un po', po tra... Tra... Si traduce, Mike? Oh, ok, va bene. Mm? Yeah, so the it. question that Giacomo is asking is this He uh, is using the S drive, implementing it in a, a protocol within the protocol of a research that is conducted at the St. George School yes. where they are examining children affected by mandibular temporal uh, symptoms and defects and they have been using the S drive to wait, examine wait. the symptoms. Ma mandibular temporal symptoms. Temporal mandibular temporal yeah, DMD, mandi DMD patient. temporal DMD mandibular patient. dysfunction. O uh, uh, dmd dmd patient dmd uh, tpt okay um so that's a that's a dysfunction of the temporal lobe of the brain Qui, quindi temporo è una, una disfunzione di... del è una disfunzione del lobo temporale no della disfunzione temporomandibolare ah okay ah, l'articolazione. Oh, ca caniomandibular dysfunction yes, yes. Yes. ok, I'm sorry the, the acoustics, it was only acoustics I didn't understand, ok CMD we call it, ok, thank you posso uh fare -huh. la seconda parte? sì allora io ho, ho ho preso dieci pazienti ai quali ho eh, ho, ho fatto les drive e ho notato due cose che volevo sottoporti La, la okay, che... I, have, I have used this on 10 patients, and there are a few things that I noticed, and I would like to uh, bring them to your attention. Okay, go. Shoot. Allora, intanto ho, ho notato che, pur essendo pazienti con una sintomatologia simile, i sintomi principali sono cefalea, ehm, cervicalgia, dolore articolare. E questi avevano un programma alimentare diverso per tutti e dieci. Cioè non ho, trovato, ho, ho trovato pochi elementi in comune in questi dieci pazienti. E poi ho visto che il paziente tra tutti e dieci ce n'era uno vegetariano che è quello che invece mi eh, richiedeva meno supporto rispetto a tutti gli altri. Io questa cosa l'ho già detta a, a Giorgio. Eh, l ho, l ho okay, so um, he uh, subjected ten of these patients to the to the S drive test. Yes, right. And several of these children, these uh, young patients, were uh, suffering from headaches, uh, cervical pain, joint pain, and what have you. And they all had. A different diet so they, 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 they consume different kinds of food mm -hmm. except for one of them who was a vegetarian mm -hmm. and the vegetarian uh, among these patients uh, provided um, it was the one that required less uh, uh, support uh, less supplementation mm -hmm. so he has already mentioned this to Giorgio and he was curious to understand what you think about this. Well, yes, um, that makes perfect sense because obviously, due to the consumption of more vegetables, of more uh, plant derived um, uh, products, then obviously, um, many of the metabolic pathways, many of the basic needs are fulfilled better. Eh, quello che, che lei dice, Giacomo, è molto logico, cioè è coerente e consistente con quanto sappiamo. Perché appunto il consumo eh, di verdure vegetali e eh, quindi alimenti di origine. Eh, Vegetale da parte di quel paziente in particolare fa sì che i percorsi metabolici siano diversi rispetto agli altri pazienti. Pertanto, eh, aver riscontrato questa differenza nell'integrazione nell a cui lei eh, faceva riferimento eh, coincide con quanto eh, supporrei anch'io. And um, with an additional load of Polyphenols or uh, what we call secondary plant products. Um, Ovviamente there's a good basic support. E chiaramente perché? Perché in una dieta come quella vegetariana c'è un'aggiunta anche di eh, polifenoli, quindi che, che sono elementi secondari no, delle verdure che hanno. Uh, hanno un contributo importante. Let's take one example. Um, basically, if we compare um two different structures, humans and plants, um, that are pretty much the same. Allora, per esempio, un esempio: se noi facciamo un confronto tra gli umani e le piante, the structure of hemoglobin containing iron, quindi la struttura dell'emoglobina che contiene il ferro. and pretty much the same basic structure but containing magnesium chlorophyll eppure la stessa struttura grosso modo che contiene magnesio e quindi clorofilla. so basically consuming more vegetables increases the intake not only of chlorophyll but also of magnesium. Quindi consumare più verdure implica una, un assorbimento maggiore non solo di clorofilla, ma anche di magnesio. Which, which aids ATP to relax the musculus massita more. E questo aiuta a produrre più energia, più ATP, che appunto ha l'effetto di rilassare la muscolatura. And basically. Um. Basically, so th that's just one example. There's many, many to to make. But questo è un esempio. Ce ne sarebbero tanti altri che potremmo fare. But basically, there's also a cross connection in between the CMD, uh the, the height of the teeth. Uh, because a tenth of a millimeter can actually exa exacerbate the situation. E, e questo eh, chiaramente potremmo aggiungere tanto altro, però eh, corrisponde un po' a quello che, eh, a cui lei faceva riferimento, il CMD, no? per esempio. E c'è una sorta di cross link, c'è un incrocio di effetti che eh, producono risultati. Per esempio anche l'altezza del dente. No? And, Anche di un micron, voglio dire, o di, di una minuscola parte di un millimetro può fare una grande differenza. And uh, especially in those which have an highly elevated pro-inflammatory state. Soprattutto in coloro che hanno un profilo pro-infiammatorio molto elevato. Will basically. Uh, will basically uh, will basically affect in two ways verranno impattati e possibilmente in due maniere due modi a partial shutdown of the mitochondrial atp production una uh, parziale chiusura della produzione uh, dell'atp e produzione mitocondriale and uh, a significant uh, impact on the muscular disbalance left e, right front back e un impatto anche eh, non indifferente sullo squilibrio muscolare tra l'anteriore e posteriore e il laterale i personally see a correspondence a uh, uh, on, uh, on, on on to, on to On two, uh, levels. Personalmente vedo una correlazione, una corrispondenza a due livelli: the balance in the CMD, in the, in quindi, the, in the joint, quindi un equilibrio a livello uh, del CMD, quindi del uh, temporale mandibolare, and the balance in the hip, e anche uh, a livello dell'equilibrio dell'anca. The pelvis. Quindi anche quello della pelle yes. muscoli pelvici. What uh, what I do when patients come to me, uh, I I use a specific method. Quando vengono me um, certi pazienti, io uso un metodo in particolare. I will use two scales, weight scales, which you use to uh, measure your your weight. Uso due bilance. And um, on one left foot, on the other one, right foot. Faccio mettere il piede destro su una delle due bilancia per misurare il peso, and l'altro piede sull'altra bilancia. And with those that have a, either a massive CMD or have a massive disbalance in their in their hip muscular musculature, you have a significant weight difference between the left and the right. Leg e per quei pazienti che hanno uno squilibrio maggiore sia a livello del CMD sia a livello dell'anca, il risultato del peso tra una e l'altra delle due tance è notevole. I, è have maggiore. Seen, I have seen patients that have a difference, a delta of 35 kg between two legs. Ho visto pazienti addirittura che hanno un delta, cioè una differenza di peso tra una e l'altra gamba eh, fino a 35 kg. Quindi una gamba eh, supporta un peso di 35 kg in più rispetto all'altra gamba. E questo soltanto dettato dal questo squilibrio muscolare. So the idea is using the S drive and giving the, um, uh, the, the, the supplements to improve the situation. Quindi l'utilizzo delle S-drive, e poi eh, fornire gli integratori per migliorare eh, la situazione, quindi gli squilibri, and also. A balance with osteopathic measures or with uh, dentist measures, if, if there's a height in the tooth to be equivalent, whatever, then also on the physical side. e poi eh, co contribuire anche con un bilanciamento grazie ad interventi osteopatici oppure a livello dontoiatrico, per esempio riducendo appunto gli squilibri dentali eh, e quant'altro, e eh, quindi approcciando sia con ls -Drive, con eh, l'integrazione e con, e con altri, queste altre metodologie per risolvere la questione e ridurre questi squilibri. Giacomo, pertanto io ritengo che il suo lavoro è molto molto importante. You save an knee 20 years later. Perché facendo questo tipo di intervento lei risparmia alle persone di fare un intervento di protesi del ginocchio. O vent'anni dopo. Yeah, you, you keep them from going into Chiaramente. Inoltre gli aiuta a vivere meglio perché riduce l'incidenza delle cefalee, delle dei mal di testa e di tutti quegli altri sintomi di cui lei parlava prima. Potrebbe essere interessante fargli fare magari uno o due casi, ma la prossima volta gli facciamo uh, interpretare da Marco uno o due casi insieme a te. It could be interesting next time, so, or one of the yes. next times we ah. meet, to have Marcus interpret one or two of these so, cases. Dear yeah. Marcus, I am yeah. a researcher in uh, uh, Sapienza University. Yes. And uh, I am a PhD. Ok. And, uh, I, and, uh, vabbè, in italiano eh, sì. vorrei eh, espandere. Intanto il gruppo di lavoro eh, da 10 a 100. okay, i am, as i mentioned, uh, conducting this research at yes. the sapienza university yes. in rome. Yes. and i would I'd like, uh, I'd like to expand the protocol also beyond those 10 patients and uh, uh, reach a number of 100 patients yes. for the research study that i'm conducting. In mio le due bilanci. and then i'm going to introduce the idea of the two scales that you mentioned in my yes. protocol. Yes. I currently use another uh, approach and another method. I use a digital sensor yes. to measure the balance. Yes. La che mm -hmm. uh, both uh, bilateral and. Uh, Back forth, okay. I i very much love that, Giacomo. Okay, and uh, very much. And uh, I, if you want to, I could offer my support also. If you want to, uh, yes. in you know, whatever, if I can speak online, maybe or whatever, and um, we can also exchange some ideas. Mi piace molto quello che lei sta facendo eh, e desidero offrirle anche il mio supporto se serve. È necessario, magari online. Eh, se, se è necessario per fare qualche intervento o condividere, o, o sono a disposizione se ha bisogno, insomma, di, altro, di altre comunicazioni. Yes, perché ci sono different. There are different um, substitute systems that people use with CMD. Perché ci sono diversi sistemi con cui si compensa e si sostituisce nell'ambito del CMD. Um, they will. Some of them will use their eyes as an artificial compass, like like on an aeroplane. Alcuni, per esempio, usano gli occhi. come fosse una bussola uh, artificiale, no? Come quando uh, viene usata una bussola per la navigazione aerea, per esempio. Some people Usano gli occhi would, per questo. Some people per would use some people would use the pro, uh, proprio uh sensibility of the deep system, for example. Yes. Yeah. Altri per esempio ut utilizzano il sistema proprio uh, Cettivo, proprio cettivo, appunto, eh, per compensare di questi squilibri. So uh, th those are just two examples. So maybe, you know, we can make an exchange and, you know, think about that, yeah, if you want to. Questi sono solo alcuni esempi, chiaramente accenni, quindi sarebbe opportuno magari se ha voglia e piacere a fare ulteriori scambi. Noi abbiamo Tutta una serie di strumenti che utilizziamo in campo diagnostico, soprattutto, però, quello del, del rapporto con l'alimento o comunque con l'ambiente, per noi è ancora un campo nuovo. Abbiamo capito che ci sono dei fattori che sicuramente influenzano, però, non sappiamo ancora con quali meccanismi. Eh, è chiaro che si tratta di meccanismi. Di tipo eh, emozionale o anche di tipo metabolico, ma le due cose sappiamo che camminano insieme. Uh, we are conducting the study, as I said, and we are uh, using very various tools for our diagnosis. And for instance, we have considered uh, environmental factors, food factors. Um, this is new. This aspect of environmental and food factors yes. being studied, examined, is something new uh, for us. And we know that these functions have an impact, right? Yes. Uh, either at the metabolic level and other levels, but we're still studying these phenomena. Okay, fine. That's why I'm saying I. Thank I you very just... much. Absolutely, and grazie. that's why that's why I'm, I'm saying I can if you want to offer my help and also maybe add a few impulses if you want to. Mm -hmm. Sure. Per questo grazie. ho offerto yeah. il mio aiuto se servisse se lei fosse interessato. Perfect. Perfect. Mm -hmm. Grazie Giacomo, grazie Marco, oh, grazie sì. Mike, grazie veramente di cuore a tutti. Eh, avete i microfoni aperti. Monica, che meraviglia questa serata! Che meraviglia straordinaria. Mario, ciao, Mario, Rotella, Angelo, Gabriella. Ah, grazie, mia, grazie, il mio amico Guido Marini. Grande, Guido, grazie. So, grazie, Un saluto tutti, a tutti. Thank you all a tutti. for joining. Antonio. And... Grazie, Mike. Grazie a voi. Mike, hey. thank you, thank you very yeah. much. Grazie a tutti voi. Buona serata. Next yeah. time. Ciao, Absolutely. buona notte. Thank you all. Buona notte. Buona notte. Buona. Ciao. Yeah, ciao Antonio. Ciao. Ciao, ciao Antonio. Ciao. Ciao Monica, ciao cara. Ciao ciao. Ciao Mario. tutti. Ciao. 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 ciao Marcus grazie. Ciao. Grazie Piero, ciao. Good night Marcus. Thank you very much. Buona notte. Thank you all so much. Yeah. ciao Marcus. Ciao ciao. Ciao ciao. Buona Giorgio. Ciao. Ciao, ciao Mike, grazie a te. Ciao Mike, caro. Ciao.